Buddha che forse fa comprendere, purtroppo abbiamo grandi problemi, il turismo italiano è in grande crisi, grandi problemi, gli stranieri non arrivano più, non è considerato un vero... prezzi vanno in Croazia. Scusatemi, Mirabella, sì, Bazzi. Il telegiornale ci chiede la linea tra 15 secondi. D'accordo, grazie Bazzi, allora... interrompiamo qui la nostra messa in onda in diretta, quando sono le ore 11:14 minuti primi, qualche secondo, passiamo la linea ai colleghi del TG3, ci sentiamo più tardi. Grazie, edizione straordinaria. Buongiorno dalla TG3, edizione straordinaria del nostro giornale. Stiamo cercando di capire cosa sta accadendo in queste ore a Londra. Circa un'ora fa erano le 8:49 locali, le 9:49 in Italia, una serie di esplosioni hanno paralizzato la city londinese, esplosioni nella metropolitana. Ci sono diversi feriti, le prime notizie parlano di diversi feriti, forse anche qualche morto, c'è notizia di un ferito molto grave. La polizia al momento esclude il terrorismo, la polizia ferroviaria londinese, leggiamo anche noi assieme queste notizie che giungono dalle agenzie a ritmo continuo in questi momenti, ritengono che la serie di esplosioni nella metropolitana di Londra siano state causate da uno sbalzo di energia nel sistema di alimentazione della rete. La dinamica è però al momento tutt'altro che chiara, si parla di due treni che si sarebbero scontrati e che sarebbero bloccati nei pressi di una stazione londinese. Liverpool Road è una delle stazioni coinvolte, si trova proprio nella City, nel centro della città, un'altra esplosione, forse un altro scontro in un'altra stazione a nord della capitale londinese e a Russell Square, e proprio su quest'ultima esplosione fonti della polizia parlerebbero, usiamo il condizionale estremamente obbligatorio in queste situazioni, parlerebbe forse di una bomba su un bus. Certo, la situazione sarebbe ben diversa in presenza della conferma di questa notizia. Questa esplosione sarebbe avvenuta a Russell Square, nel nord della città. La metropolitana è chiusa dopo le esplosioni, l'intera linea della metropolitana, il servizio è stato sospeso dopo gli incidenti e ci sono migliaia di persone che sono in fuga dalla linea della metropolitana, dalle linee della metropolitana. Stiamo vedendo assieme con voi queste immagini che arrivano in diretta sui circuiti internazionali. Non vi sono altre notizie allo stato. Secondo Scotland Yard queste esplosioni sono avvenute ad Aldgate, King's Cross, Old Street e Russell Square. Le forze di polizia propendono per uno sbalzo nel sistema energetico che alimenta la rete della metropolitana e non per un attacco terroristico, lo ripetiamo. Si tratta di capire se questo guasto alla rete elettrica sia del tutto fortuito o se invece sia opera di un sabotaggio. Lo ricordiamo che proprio questa mattina in Scozia si è aperto il vertice dei grandi della terra, il G8, che sino alla tarda serata di ieri ci sono stati numerosi scontri tra le forze di polizia e i manifestanti, proprio per l'apertura di questo G8. Un'ultima notizia di agenzia che mi segnalo dalla regia parla di una testimonianza che riferisce di questo bus a Russell Square col tetto scoperchiato. Questo confermerebbe quindi l'ipotesi di un attentato. Altre notizie naturalmente nel corso della prossima edizione del TG3 alle ore 12. E la linea torna ai colleghi di Cominciamo Bene. Grazie, buona giornata.
Scusatevi, insomma, abbiamo ricevuto anche noi queste terribili notizie che approfondiremo più tardi. Speriamo che non siano proprio terribili, speriamo soltanto che siano brutte notizie, insomma, ci accontenteremo di aver dovuto interrompere per edizione straordinaria per dare la notizia di un incidente e di poter non ulteriormente interrompere il nostro programma, non perché ci si tenga particolarmente, ma perché ci piacerebbe che non ci fossero notizie funeste. Allora, ecco. Io vorrei continuare a parlare comunque, forse anche di questo un po', no? Con la nostra prossima ospite.